Conti in rosso per il comune di Chieti, è arrivato il sì della giunta al piano di riequilibrio finanziario pluriennale che domani sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Un piano necessario, specifica il sindaco Diego Ferrara, e non una scelta politica, o peggio, prosegue irresponsabile come chi ha governato prima di noi tenta di far passare. Attualmente abbiamo un deficit di 78 milioni di euro che sono scaturite da una serie di accertamenti contabili e il mio appello è alla cittadinanza intera e al Consiglio Comunale intero di supportare, di aiutare questa amministrazione a mandare avanti senza pregiudizi e senza faziosità di parte questo piano. Perché se esso verrà accolto dalla Corte dei Conti, la città di Chieti potrà cominciare a respirare, potremo cominciare a dare atto a dei programmi strutturali importanti, quali il riprendere e il portare a termine le grandi opere che sono state iniziate, fare un nuovo piano regolatore che faccia sì che Chieti non sia più vissuta o vista come una città respingente e soprattutto tante attività culturali, Covid permettendo. Quanto alle ripercussioni sulle tasche dei cittadini evidenziate dalle opposizioni. Ci sarà una ridefinizione delle tariffe degli impianti sportivi. Non è vero che raddoppierà l'IMU, ma c'è una rimodulazione dell'IMU assolutamente sopportabile. Non ci sono manovre di lacrime e sangue come sono state definite, ma da tenere conto che questa ridefinizione delle tariffe è un qualcosa di non, come devo dire, opzionale, ma comunque di assolutamente necessario. Di contro per l'opposizione parla Mario Colantonio, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Sicuramente il Comune di Chieti ha avuto sempre una sofferenza cronica, l'abbiamo ereditata noi, adesso la ereditano loro. Il problema degli incassi è un problema cronico che ha questo Comune, però fare un predissesto salassando tutti i cittadini su tutto ciò che sono sia i servizi a domanda individuale, ma soprattutto l'IMU in questo momento di forte crisi, quando la norma gli prevede di mediare una sorta di valori. Lei ha detto si parla come se fossimo già in dissesto. Certo, perché l'azione di dissesto è sancita dall'applicazione di tutte le aliquote massime, quando invece, come, mi ripeto, potevano essere mediate considerando che questo comune ha delle sacche di riscossione grandi date anche da 66 milioni di euro di residui attivi che comunque vengono portati in bilancio.